Piazza Rossa non è semplicemente la piazza più centrale ed importante di Mosca, ma lo è di tutta la Federazione Russa. È un po' come la Mecca per i musulmani o Piazza San Pietro per i cristiani. Ogni russo, di qualsiasi provenienza, sogna un giorno di venire in questa piazza. Mausoleo di Lenin me lo sono giocato, perché si può visitare solo tra le 10 e le 13 e quindi ormai è pomeriggio. Un lato dell'intera piazza è delimitato dal muro orientale del Cremlino. Sul lato sud si staglia la meravigliosa cattedrale di San Basilio, dalle colorate e suggestive cupole a cipolla. Sull'altro lato il palazzo dei magazzini statali GUM, che oggi è un centro commerciale dove sono presenti tutti i brand del lusso e della moda. E a nord il Museo Nazionale di Storia. Basilio è spettacolare, spettacolare. Adesso sto girando tutto intorno al Cremlino come ho fatto l'altra volta. Il significato di Cremlino in realtà è... Cremlino è una cittadella, una fortificazione. Ce ne sono diversi in tutta la Russia, poi con l'epoca sovietica acquisito un po' la valenza di sede del governo. L'altro giorno infatti era tutto chiuso perché c'era Putin praticamente, che non dorme qua ma lavora qua. E qui tutto intorno ci sono dei bellissimi giardini, che sono quelli che io vedevo l'altro giorno da fuori, ma appunto essendo chiusa tutta l'area del Cremlino anche qua non avevo potuto passeggiare. Allora, il tempo stringe purtroppo e io sto girando a zonzo. Ho fatto il biglietto perché vi voglio portare dentro al Cremlino, ovviamente, però appunto di tempo non ne ho molto, quindi ho fatto solo
il biglietto per la piazza delle cattedrali e non ho fatto quello per l'armeria, che so che è altrettanto bella, però per questioni di tempo ho preferito fare soltanto quello della piazza delle cattedrali e ovviamente ho sbagliato l'ingresso. Siccome non sono proprio 2 metri, 2 passi, mi ritocca fare tutto il percorso per arrivare all'entrata possibile per la piazza delle cattedrali. Ahimè! Ci sono state scene un po' imbarazzanti nell'entrata. La gente che non ci stava dentro a far la coda. Sono finalmente entrato al Cremlino. Questo direi che è il palazzo più brutto che c'è qua dentro. È del palazzo di Stato praticamente. Questa magnifica piazza, situata nel centro del Cremlino, nel XV secolo convergevano tutte le strade di Mosca. Qui sono stati incoronati tutti gli zar di Russia e fu luogo anche delle loro cerimonie funebri. È facile fare confusione sul numero degli edifici presenti in questa piazza. E vi potrà capitare, come è successo a me, di trovare dei piantoguide che riportano differenti conteggi, soprattutto riguardo alle chiese. Le cattedrali storiche e principali sono 3, quella dell'Assunzione, madre di tutte le chiese di Russia, quella dell'Arcangelo Michele, che nell'architettura omaggia al Rinascimento italiano e in cui si trovano diversi sepolcri di zar e imperatori, e quella dell'Annunciazione, in stile medievale russo. Esistono poi altre 2 chiese più piccole, quella della Deposizione della Veste, che non volge direttamente sulla piazza ma rimane adiacente alla Cattedrale dell'Assunzione, e quella dei 12 Apostoli, che è parte integrante del Palazzo dei Patriarchi, situato all'accesso della piazza. Sulla piazza si affacciano poi anche il retro del Palazzo Terem, antica residenza degli zar, il Palazzo delle Faccette e il campanile di Ivan il Grande. Praticamente 7 chiese, 7 cattedrali, una è questa. La seconda, quella più bella, più suggestiva per le cupole, è questa. Questo è il magnifico campanile di Ivan il Grande, che fu fatto costruire nel 1508 per le 3 grandi cattedrali della piazza, che non hanno un proprio campanile. Thank you.
cerco di prendere una scena che dimostra l'onestà delle persone. C'è un sacchetto con dentro un cellulare, portafoglio, che è stato evidentemente dimenticato qua. È già stato visto e addocchiato da un po' di persone, ma ci sono due peruviani che continuano a guardarsi intorno e che hanno sicuramente pensato, stanno osservando per capire chi da farsi. Ah, sono stati fregati perché è arrivata la proprietaria, che probabilmente si è resa conto, ma il pacchetto è da lì da più di 20 minuti almeno. È arrivata questa ragazza e l'ha tirato su. Ah no, lo sta rimettendo giù. Attenzione, l'ha riappoggiato e i peruviani sono ancora lì nelle vicinanze. Niente, è passato ormai più di un quarto d'ora, non demordono, continuano a guardarsi in giro, stanno aspettando il momento propizio. Ora ho paura a inquadrarli perché se mi vedono già mi hanno sgamato prima che inquadravo da quella parte lì. Comunque rimangono lì, stanno piantonando la zona perché hanno capito che è una borsa dimenticata. Si vede dentro un portafoglio e un telefono. Chissà com'è andata a finire la storia della borsa. Alla fine mi sono rotto anche un po' le palle, io dopo un po' ho detto vabbè, oh, andrà come andrà, ma i due peruviani erano lì in agguato, sicuro, aspettavano il momento propizio. Seconda tratta di Transiberiana, da Mosca si va a Kazan nel Tartarstan,